Allora, con questa storia del politicamente corretto mi avete leggermente scartavetrato la minchia. Ci volete fare il lavaggio del cervello, però poi accendo la TV e guardo Sanremo. Ho visto che avete dato 100.000 ad una super fregna per presentare la musica italiana. Perché invece non ci mettete un'obesa di 250 kg, ma Bob Cicciona, a presentare la musica che ci rappresenta? Oppure le super fregne vi fanno comodo e sono quelle che all'occhio dell'essere umano fanno scattare l'ormone che te se incula? Tu che cosa vuoi che dica? Qualcosa che funziona? Chattare con una figa, sputare su una cicciona. Se dico che Dio non è mai esistito, mi dicono che manco di rispetto. Allora se un giorno ti verrai il cancro, tu puoi pregarlo, così sei salvo, è perfetto. Bravo Gesù. Dimmi tu come fa trovare sfere del drago per far tornare Anna Frank. Lascia che porti al guinzaglio un nazista in mezzo alla strada, prima che si metta un casco sparando sulla Germania. Brrra! Aggiungi una pagina al tuo diario, porca puttana sora che mira, porca puttana sora che svario. Lascialo stare il corpo di Cristo, lascialo mangiare solo a chi ci crede. Porta tuo figlio al catechismo, per il corpo di Cristo e quello del prete. Accompagno una signora a comprare roba buona e sguagliarla sulla stagnola. Signora! C'è 90 anni e vuoi che lo spingo, come si resti col ferro da stiro, finché non spezzo lo stingo il bacino. Non mi preoccupa signore, tengo cazzo fuori, tengo cazzo fuori, tengo cazzo fuori. Tutta la pensione prima che ad amore, prima che ad amore. Non posso dire frocio, non posso dire grasso, non posso dire nano, non posso dire cancro, non posso dire quello, non posso dire quell'altro in questo paese di merda. Posso dire un cazzo. Non posso dire un cazzo.